Ok, adesso cosa facciamo? Dobbiamo arrivare fino a qui, dove c'è il primo segnapunti, ok? Facciamo le 3 catenelle, 1, 2, 3 e lavoriamo fino dove c'è il nostro segnapunti, tutte le maglie alte, ok? Facciamo così, vedete? Questo è il primo giro che stiamo iniziando a dividere, ok? Aspetta che non lo sto facendo vedere. Scusate se... Ok, mi metto bene così potete vedere. Ok, vedete? Stiamo iniziando un altro giro, sesto giro. Adesso lavorate fino dove c'è il primo segnapunti, ok? Tutte queste questa maglia qua. Dove c'è il segnapunti dovete lavorare, ok? Ok, vedete, ho lavorato tutto il primo giro dove iniziamo a, vedete, dove c'è il segnapunto, entro, intanto tolgo il segnapunti, ok? Lavoriamo dove è il segnapunti, non la maglietta, facciamo, ok? Adesso cosa facciamo? Dobbiamo praticamente passare nell'altra parte. E come facciamo? Facciamo, entriamo sempre dove abbiamo fatto la maglietta, ok? Facciamo una maglia bassissima. Bene, camminiamo con le maglie bassissime. 1, 2 e 3. Togliamo il segnapunti, ok? Entriamo dove c'è la maglia bassissima, dove c'è il segnapunti, facciamo una maglia bassissima, ma facciamo le 3 catenelle. 1, 2 e 3. Questo praticamente è già l'altro lato. Adesso, dove abbiamo fatto il segnapunti, qua abbiamo marcato, vi ricordate, il 41esimo giro? Qual è? Qua. Questa è la seconda parte che dobbiamo poi lavorare, vedete? Questa qui la lavoriamo dopo. Abbiamo messo il segnapunti perché lo facciamo dopo. Adesso lavoriamo tutta questa parte qui. Normalmente, sempre con le magliette, perché abbiamo già diviso il lavoro. Se adesso vedete, adesso aspetta che me lo faccio vedere. Vedete che abbiamo praticamente fatto la curva. Non so se riuscite a vedere bene, ok? Questo è dove iniziamo poi a fare le magliette e qua adesso lavoriamo tutta una parte sola. Adesso incresciamo la parte di sopra perché dobbiamo iniziare, perché ora si lavora in due in due parti, ok? Adesso andiamo a lavorare tutte queste magliette, ok? Facciamo questo giro, facciamo, ricordatevi che dove abbiamo messo i segnapunti, mettiamolo anche qua, che ricordiamo che questa qui è la parte dove abbiamo iniziato il primo giro con la divisione, così vi ricordate quanto poi dobbiamo contare quanto abbiamo diviso, ok? Allora, adesso facciamo tutto il giro. Tutto il giro e poi vi dico cosa fare. Ok, ho fatto il primo giro, vedete tutte le magliette. Adesso ricominciamo di nuovo con le 3 catenelle ad arrivare dove c'è il segnapunto e fate di nuovo la maglietta. Ok, adesso facciamo 3 catenelle e facciamo e giriamo. Aspettate un attimo: 1, 1, 2, 3 e giriamo il lavoro. Adesso lavorate tutte le magliette fino ad arrivare dove c'è il nostro segnapunti, ok? Ok, ho lavorato tutto il giro, sono, vedete dove c'è il mio segnapunti. Adesso alla terza catenella iniziale fate la maglietta. Aspettate un attimo che... Ok, fate la maglietta. Praticamente adesso dovete lavorare... Da questo momento, da qua fino a qua, non so quanti giri faccio, ve lo dico dopo, ok? Adesso vedete come abbiamo questa parte qui, la lavoriamo dopo, perché adesso finiamo una parte e poi iniziamo l'altra, ok? Vedete come viene già il lavoro, come già è aperto. Vedete, qua è già aperto. Niente, adesso lavoriamo, non so, adesso vado a vedere quanti giri ne faccio io e ve lo dico dopo, ok? A dopo. Ok, io ho fatto totale 1, 2, 3, 4 giri, ok? Vedete? Adesso iniziamo a diminuire. Adesso facciamo, giriamo il lavoro, giriamo il lavoro,
e camminiamo, vedete? Camminiamo nella prima maglia, scusate, camminiamo nella seconda maglia sottostante, facciamo una maglia bassissima e abbiamo già tolto 1, 2 punti. Camminiamo nella seconda e abbiamo tolto, vedete, totale 2 punti, 1 e 2. Abbiamo fatto con maglie bassissime. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vedete che abbiamo camminato con maglie bassissime, abbiamo tolto 2 punti, ok? Adesso andiamo a lavorare da questa parte tutte le maglie alte, ok? Tutte. Perché adesso togliamo solo da una parte le maglie, ricordatevi. Ok. Va bene? Adesso lavoriamo tutte queste qui fino a qui le magliate, poi ritornate il giro, arrivate qui che poi ve lo faccio vedere. Allora fate tutto questo giro magliate, poi facciamo così. Arriviamo qui, vi dico, è meglio. Ok, sono alla fine del giro, vado all'altezza catenella iniziale e faccio la maglia alta. Di nuovo, 1, 2, 3 catenelle e giriamo il lavoro. Adesso lavoriamo fino, lasciate 2 magliate, ok? Lavorate tutte le magliate, poi arrivate qui alle penultime 2 magliate e vi faccio vedere. Sono, vedete, alla fine del giro e ho lasciato le ultime 3 magliette, vedete? Adesso cosa facciamo? Prendiamo il filo, entriamo nella maglietta sottostante, facciamo una mezza maglietta e lasciamo il punto sul filo. Andiamo nella maglietta sottostante, quella successiva, e facciamo un'altra mezza maglietta. Andiamo alla terza catenella iniziale. Facciamo un'altra mezza maglietta, vedete? Adesso chiudiamo da tutte e quattro, praticamente così abbiamo tolto 2 maglie. Vedete? Adesso di nuovo giriamo il lavoro, giriamo. Adesso cosa facciamo? Camminiamo, scusate i fili, ok. Camminiamo qui, uno, e abbiamo tolto una maglia bassa e una maglia alta, vedete? Una e 1 e 2. Prima erano 37, adesso dovremmo trovarne 35. Vediamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Vedete? Andiamo qui, andiamo nella catenella maglia sottostante successiva e facciamo un'altra maglia bassissima e abbiamo tolto altre 2 maglie. Vedete? Adesso fate le 3 catenelle, 1, 2, 3 e lavorate tutte le magliette, poi fate il secondo giro e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, ve lo faccio vedere. Adesso lavoriamo tutte queste magliette, facciamo il giro successivo fino ad arrivare dove dobbiamo diminuire, ok? Ok, vedete? Ho lavorato tutto il giro, sono ritornata al punto dove dobbiamo diminuire. Di nuovo facciamo la stessa cosa prima, abbiamo lasciato 3 magliette sottostanti, entriamo nella prima e facciamo una mezza maglietta, entriamo nella seconda, facciamo un'altra mezza maglietta, vedete, lasciando sempre i punti sull'uncinetto, andiamo nella terza catenella iniziale, scusate un attimo, e facciamo un'altra mezza maglietta, adesso le chiudiamo da tutte e quattro, ok? Abbiamo diminuito un altro punto, altri 2 punti. Adesso giriamo il lavoro, ok? E andiamo a diminuire altri 2 punti lo stesso. Camminiamo 1, camminiamo 2, abbiamo tolto 2 punti, andiamo nella terza, sempre con maglie bassissime, vedete? E qua facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Adesso ho lavorato di nuovo tutte le magliette e poi ritornate sempre togliendo le tre magliette come vi ho fatto vedere. Arrivate circa a 22 magliette, dipende da voi la larghezza della spalla. Io circa penso di arrivare a 22 magliette. Devo lasciare 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Praticamente ancora ne dobbiamo togliere ancora. Per cui fino ad arrivare a 22 magliette continuate. Quando siete arrivati a 22 magliette vuol dire che non dovete più togliere ancora, ok? Adesso facciamo intanto questo giro qua.
Abbiamo di nuovo, vi ricordate, vi ho lasciato che dovete lavorare tutto il primo giro e poi il giro seguente. Come sempre, io arrivando qui vi faccio vedere sempre come diminuire. Abbiamo lasciato sempre le 3 magliette, entriamo, facciamo una mezza maglietta, lasciando sempre il punto sull'uncinetto, andiamo nella successiva, facciamo una mezza maglietta lasciando il punto sull'uncinetto, andiamo alla terza catenella iniziale e facciamo una mezza maglietta. Adesso chiudiamo da tutte e quattro, vedete, abbiamo diminuito ancora. Adesso giriamo il lavoro e come sempre andiamo a camminare, scusate i fili, andiamo a camminare nella prima maglietta, vedete, con maglia bassissima, 1, 2, andiamo alla terza e abbiamo diminuito altri 2 punti, vedete? Fate di nuovo le 3 catenelle, 1, 2, 3, e di nuovo andiamo a lavorare tutte le magliette. Vedete? Così. Va bene? Lavorate tutte queste magliette, poi ritornate di qua. Quando arriviamo di qua nel giro seguente vi faccio ancora vedere. Ve lo faccio vedere perché così tutte le volte non avete difficoltà. Fino a questa parte qui, poi la seconda parte vi faccio vedere anche. Ok. Siamo, vedete, alla fine del giro, abbiamo lasciato le 3 magliette. Come sempre, andiamo nella prima, facciamo una mezza maglietta, entriamo nella seconda, ma sapete, facciamo la seconda mezza maglietta, andiamo alla terza catenella iniziale e facciamo la mezza maglietta. E abbiamo chiuso, ok? Adesso praticamente ne dobbiamo togliere solo una, perché se andate a contare sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Ne dobbiamo togliere solamente una. Questo è l'ultimo, praticamente, diminuzione. Non dobbiamo toglierne più. Camminiamo nella maglia bassissima, andiamo qui nella seconda e abbiamo fatto un'ultima diminuzione. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e lavoriamo tutte le 21 magliette, perché sapete che le 3 catenelle è già una maglietta. Vedete? Adesso completo questa qui. Vedete? Abbiamo fatto già una dimensione. Poi, dopo aver chiuso tutto il lavoro, poi lavoriamo bene per farlo diventare bello piatto le nostre dimensioni. Non vi preoccupate se si vedono ancora. Questi qua poi non si vedranno più perché vi faccio vedere. Se avete visto, io non ho diminuito la parte dove ci sono per andare le maniche, perché poi per gli scafi delle maniche ve lo insegnerò più avanti in un altro progetto che ho intenzione di fare. Questa volta questa maglia la facciamo senza gli scafi per la manica. Vi faccio vedere come la facciamo bella lo stesso. Ok, adesso lavoriamo questo giro qui e poi lavoriamo fino all'altezza. Adesso noi finiamo questo giro e poi vi faccio vedere che è meglio. Ok, ho finito tutto il giro, ho fatto le 3 catenelle e vado fino adesso di nuovo a girare il lavoro e lavorare fino all'ultima maglia. Vi faccio vedere come fare. Sempre ve lo faccio vedere perché così non sbagliate, ok? Adesso sto facendo di nuovo il giro tutto completo delle 22 maglie lavorate, ok? Vedete? Abbiamo ricominciato il giro. Adesso lavorate tutto. Ho lavorato tutto il giro, sono all'ultimo dove c'è le 3 catenelle iniziali e vado a fare anche qui la maglia alta. Ok? Se andiamo a contare sono 22 magliette, vedete? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, scusate. Mi stavo confondendo io, 21, ok? Queste sono le nostre gire. Adesso vi faccio vedere quanto continuare. Ok, vedete, questa è la prima parte, ricordate, e questa è la seconda parte. Adesso vi faccio vedere, vedete come l'abbiamo fatto perfetto. Queste di qua, vedete? Adesso lo mettiamo in modo tale che potete vedere anche voi. Vedete come abbiamo lavorato bene? Io praticamente devo fare l'ultimo giro di magliette. Vedete come è venuto bene? Poi qua mi viene tutto arrotondato perché giustamente dobbiamo ancora fare delle maglie bassissime, tutto qua. Poi adesso dobbiamo diminuire ancora di qua fino a qua. Vedete come viene bello largo? Adesso andate a fare l'ultimo giro di tutte le 22, 21 magliette e chiudiamo questa prima parte. Vedete come è venuto bello? Adesso, ok. Questo un attimo che metto bene,
perché adesso sono messi così. Ah, ecco, per quello che non trovo, perché di là. Vedete? Dobbiamo praticamente fare l'ultimo giro di maglie alte. Vedete? Qua. Visto? Perché abbiamo diminuito tutte le maglie. Adesso facciamo l'ultimo giro e andiamo a chiudere. E poi vi faccio vedere come iniziare da qui. Vi faccio vedere solo la prima volta e poi dovete seguire tutto quello che abbiamo fatto, ok? A dopo. Ok, ho chiuso, vedete? Perché ho fatto l'ultimo giro di maglie alte. Adesso andiamo a prendere l'altra parte del lavoro. E adesso vi faccio vedere come fare anche di questa parte. Ok, prendiamo il nostro filo. Togliamo il segnappunti, ok? Entriamo qui, prendendo il nostro filo naturalmente, entriamo e facciamo adesso 3 catenelle, 1, 2 e 3 e giriamo il lavoro, ok? Adesso lavorate praticamente, scusate. Adesso lavoriamo perché abbiamo fatto, vedete? Andiamo ogni maglia e facciamo le nostre magliette. Vedete? Così. Forse è un po' lontano, vi avvicino un po'. Ok? Stiamo facendo, perché la prima parte l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo lavorare praticamente 1, 2, 3 giri di magliette. Ok? Prima di fare la divisione del nostro lavoro. Per cui fate questi 3 giri, ok? Di magliette così. E poi ci troviamo qui. Ok, abbiamo fatto i 4 giri, vedete? 1, 2, no, scusate. 1, 2, 3, 4. Poi ho fatto anche il quinto giro perché adesso iniziamo a diminuire. Sapete che dobbiamo diminuire solo da questa parte qui. Per cui ho finito tutto il quarto giro, poi ho iniziato il quinto normalmente, perché adesso qua iniziamo a diminuire. Come abbiamo fatto prima, entriamo nella maglietta e facciamo una mezza maglietta, lasciamo il punto sull'uncinetto, andiamo nella seconda maglietta, facciamo una mezza maglietta, lasciamo il punto sull'uncinetto, andiamo alla terza catenella iniziale e facciamo una mezza maglietta e lasciamo il punto sull'uncinetto. Adesso chiudiamo da tutte e quattro e abbiamo già fatto una diminuzione, vedete? Due punti abbiamo diminuito. Adesso giriamo il lavoro. Ok, e facciamo altre due diminuzioni. Io adesso vi sto facendo vedere il primo e il secondo giro, ma poi vedete come abbiamo fatto, perché ve l'avevo già fatto vedere. Ora solo per cominciare da questa parte, così non sbagliate a diminuire dalla parte sbagliata, solo per quello. Ok, per cui noi dobbiamo diminuire solo, vedete dove c'è il segnapunte di qua. Ok, adesso camminiamo qui con maglia bassissima 1 e 2. Vedete? Abbiamo diminuito i due punti. Adesso andiamo nel terzo, così iniziamo il nostro lavoro. 1, 2 e 3. Da questo momento dobbiamo fare tutte le magliette come sempre. Tutto il giro fino a dove c'è l'inizio. Vedete? Così. E abbiamo diminuito di nuovo due maglie. 2 qua e 2 qua, vedete, sono 2 e 2, 4, abbiamo già tolto 2, 4 punti. Adesso fate tutta la maglia, manica, tutte le magliette, poi tornate il giro e dovete rifare come abbiamo fatto prima. Dovete togliere altri 2 punti, poi girate il lavoro e togliete altri 2 punti come sto facendo io. Praticamente adesso andate a seguire quello che avevamo già fatto insieme. Fino alla fine, ok? Io adesso ve l'ho fatto vedere solo da qua per non sbagliare a chiudere la parte sbagliata dove non si deve chiudere. Ok, finita anche questa parte qui come vi ho spiegato già all'inizio e poi ci ritroviamo qui. Ok, abbiamo fatto i due lati, vedete? Sono identici. Adesso da un lato vedete che io ho già fatto, vedete, le catenelle, ok? Con tutte le maglie bassissime qua, basse, scusate, perché così almeno viene un diritto il nostro lavoro, un po' curvato, vedete? Adesso la stessa cosa andiamo a farlo di qua, ok? Andiamo dove abbiamo fatto i 4 giri, 1, 2, 3, 4,
qui io ho già messo 60 catenelle, poi lì vedete voi quante ne volete mettere, ok? Questo serve per chiudere la prima parte di qua, come era nel disegno, ok? Io lo faccio così. Adesso prendiamo il lavoro, ok? Andiamo dove c'è, vedete, abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4 magliette. Entriamo, ok? Con le nostre 60 catenelle, vedete? Adesso vi avvicino un po', vedete? Entro e faccio una maglia bassa, scusate, ok. E così abbiamo unito le nostre 60 catenelle, come abbiamo fatto di qua. Io l'avevo già fatta di qua, perché così adesso lo vedete anche voi, vedete? Adesso andiamo a camminare con delle maglie basse. Non fatele troppo larghe, perché sennò vi si stringe il lavoro, eh? Camminiamo così piano piano fino a salire, vedete? Perché dobbiamo cercare di formare il nostro la parte sopra, unica forma, capito? Ok, così, vedete? Stiamo camminando con delle maglie basse per formare una parte sopra del nostro collo. Vedete com'è bello? E così abbiamo riunito anche le catenelle per anche poter chiudere diciamo la parte sotto. Adesso poi ve lo faccio vedere. Ok, facciamo così, vedete, con le maglie basse. Scusate, ok, fino ad arrivare qua sopra. Vedete? Così. Se sapete che io guardo il disegno della maglia, ma poi lavoro io, perché mi piace sempre farli bene. Vedete com'è bello? Visto come viene bello teso il lavoro? Perfetto e riunito. Vedete? Ok, siamo ancora su, saliamo, formando, vedete, delle curve, perché qua abbiamo diminuito, se vi ricordate. Allora togliamo queste diminuzioni così non si vedono. Ok, siamo fino alla fine, vedete? Qui c'è la maglietta. Ok, e abbiamo finito. Tagliamo. Anche qui abbiamo fatto la nostra parte. Vedete come è venuto bene? Una e due. Poi vabbè, viene stilato, vedete? Questo, scusate, non vedevate. Questo poi viene così. Vedete? Come nella foto. Uno e due. Vedete come viene bello? Visto? Così. Adesso cosa facciamo? Dopo aver fatto anche nell'altra parte la stessa cosa. Vedete? Fate anche nell'altra parte, adesso lo sciolgo perché dobbiamo andarla a cucire. Dopo che fate anche nell'altra parte la stessa cosa che abbiamo fatto di qua, lo fate anche di qua, ok? Lo fate insieme. Adesso, dopo aver finito, nascondiamo questo filo, andiamo a cucire. E adesso andiamo a unire le due parti. Intanto mettete il diritto verso di noi, ok? Poi prendete questo, lo mettete sul rovescio, ok? Io ho già messo l'ago, aspettate un attimo. Vedete? Vedete come coincide il lavoro? Se avete fatto come dico io. Adesso intanto mettiamo un segnapunti angolo su angolo, ok? Così, angolo su angolo, uno, e andate a mettere anche segnapunti di qua. Vedete? Qua. Perché queste sono la parte della spalla. Ok, scusate se sentite piccolino, beh, oggi sono tutti a casa. Ok, e questo l'abbiamo fatto da una parte. Adesso andiamo anche di qua, tanto qua noi ci serve solamente il fondo dove c'è il collo da riunire. Scusate, prendo, perché di là dobbiamo iniziare a cucire. Ok, vedete come coincide il lavoro, adesso lo metto bene.
Vedete? Come perfetto, angolo su angolo, vedete? Vedete com'è perfetto? Adesso ve lo faccio vedere anche piano piano. Adesso è da poi lavarlo e sistemarlo. Ok, vedete? Ok, adesso questo dobbiamo iniziare a cucire. Vi avvicino un po', così vi faccio vedere come cucirlo. Abbiamo preso. Allora, iniziamo. Mettete bene. Qua, vedete, così, ok, prendete il filo, io infatti se vi ricordate l'ho tagliato lungo perché così lo potevo riunire direttamente per cucire. Prendiamo da una parte all'altra, ok, vedete, così, un attimo mettiamo bene che siano perfette, da una parte all'altra e andiamo a cucire la nostra spalla. Ok, così. Ok, state vedendo. Bene. Così. Non stringete troppo, vi raccomando, scusate. Perché sennò vi viene teso il lavoro, eh? L'importante è quello. Ok? Cuciamo così fino dove c'è il nostro segnapunti. Ok? Fino a qui dobbiamo cucire. Uno. Adesso lo cuciamo, vediamo se riusciamo a farlo finire in tempo. Vedete? Lo tengo bene così non si arriccia. Ok, vedete? Ogni tanto fate un giro in più perché così rimane ben teso come faccio io, vedete? Così per essere sicuri di non scappare qualche punto. Così. Ok. Bene. Siamo quasi alla fine, vedete? Così. Bene. Io vi ho fatto vedere tutta la prima parte come cucirlo, ok? Vedete come bene? Adesso togliamo il nostro segnapunti che non ci serve più perché già sappiamo che siamo arrivati al nostro obiettivo, cioè cucire lì. Ok, fatto. Adesso nascondiamo bene i fili. Vedete? Ok, mettiamolo così per poterlo assestare il lavoro. Ok. Poi cosa fate? Lo allargate bene, vedete così, e iniziate a nascondere i fili. Aspetta. Ok. Io lo appiattisco un po' perché così non mi viene. Visto? Abbiamo fatto, prendiamo la forbice e abbiamo fatto. Adesso ve lo faccio vedere com'è venuto. Visto? Com'è venuto bene? Vedete com'è venuto perfetto? Adesso me lo metto così. Vedete com'è venuto perfetto cucito? Aspettate, così. Vedete? Questa è la parte del dritto che si vede il lavoro. Ok, adesso andate a fare anche l'altra parte. Ok, ve lo rimetto a posto. Andate adesso, cominciate da qui fino ad arrivare qui. Andate a cucire questa parte qui e poi ci ritroviamo. Vedete? Adesso abbiamo cucito tutti e due i lati, ve l'ho messa così per farvela vedere bene, vedete? Adesso la rimettiamo bene, rialziamo la nostra maglia e così adesso vi faccio vedere.